lava più bianco della paura. Bentornati, ciao Marco. Ciao Pietro. Puntata questa settimana dedicata al tema lavoro, Marco, visto che nel nostro piccolo sondaggio social i temi del lavoro sono stati, diciamo, chiesti a gran voce, quasi a pari merito con le buone notizie, per compensare, diciamo, un po' la cosa. Questa settimana ci buttiamo sul tema lavoro, Marco. E lo facciamo partendo da una situazione italiana molto, molto, molto dolorosa, come spesso accade, che è quella della Whirlpool. Ed è per questo che il titolo della puntata e anche la sigla richiama una lavatrice. Esatto. Che lava più bianco, e come nel nostro caso, perché si perde il lavoro, il bianco diventa bianco della paura. Esatto. E ricordiamo che parliamo di uno stabilimento della Whirlpool in provincia di Napoli, che esiste, diciamo, da tempo immemore, è una delle industrie storiche di quel comprensorio. Ci sarebbe da dire veramente per ore rispetto a questa vertenza, che negli anni ha avuto alti, bassi, licenziamenti, investimenti, però noi, come al solito, cerchiamo di semplificare e mettiamo insieme due o tre punti interessanti. E il primo è sicuramente il fatto che rischiano di perdere il lavoro tra le 400 persone di dipendenti ufficiali e tra le 800 e le 1000 persone dell'indotto. Ora, trattandosi di Sud Italia, ma in generale credo che questa cosa sarebbe di un impatto drammatico ovunque, chiaramente la cosa è arrivata sulla stampa in maniera, ha fatto irruzione, diciamo, durante la pandemia, in maniera violenta anche nella stampa italiana. E ricordiamo, diciamo, una cosa che da un punto di vista mediatico a noi due, a me e a Marco, questa cosa ogni tanto ci stuzzica, diciamo, e qualche commento, perché sia nel 2018 che nel 2019 due personaggi che a noi stanno simpaticissimi, che sono il ministro Di Maio e Patuanelli, fecero, diciamo, 5 Stelle. Esatto, fecero delle uscite mediatiche, Marco, che tu ricorderai, dicendo: abbiamo risolto tutto, abbiamo salvato la fabbrica, gli accordi sono ormai ben sanciti, non c'è più rischio. Erano governi differenti, però i personaggi stanno ancora là, e non sarà risolto, perché appunto perché chiude Whirlpool? Sostanzialmente adesso è nelle mani di una multinazionale americana, e l'intero settore delle lavatrici, degli elettrodomestici europeo è in crisi per la concorrenza dell'area turca, soprattutto con prezzi più competitivi, e quindi la soluzione è sempre quella: vabbè, allora taglio, vabbè, qui li mando a casa. Nonostante Whirlpool sia un esempio di altissima produttività. E sfatiamo anche questo mito, come ricordavi tu, questo stabilimento Whirlpool, e ricordiamo che Whirlpool in Europa ne ha di stabilimenti, era quello più produttivo, quindi anche il leitmotiv che spesso ci sentiamo dire, le fabbriche chiudono perché non sono produttive, eccetera, eccetera, in Italia spesso non è così. Ci saranno anche dei casi in cui sarà così, però in questo specifico caso la fabbrica ha fatto anche notevoli investimenti negli ultimi anni per cercare di essere, diciamo, la prima tra gli stabilimenti Whirlpool in Europa in termini di produttività. Sì, e diciamo pure, la situazione sembra veramente drammatica, nel senso che sta chiudendo gli ultimi tre mesi, cioè è prevista una copertura utilizzando i fondi Covid, una cassa integrazione Covid, cioè riutilizzando fino alla fine di marzo, e da aprile, se non intervengono delle novità, come speriamo, rischia veramente di essere di chiudere baracche e burattini, come si dice.
Ci sono sulla stampa nelle ultime settimane, si sono ovviamente affastellate notizie su possibili acquirenti per produrre batterie al litio, insomma per fare una sorta di riconversione, però come ha detto un delegato sindacale sulla stampa napoletana, ormai i stessi lavoratori non credono più a questi effetti annuncio, proprio per la cosa che dicevamo prima, che negli ultimi anni con un tweet si sono illuse migliaia di persone. Oggi, finché non ci saranno degli effetti concreti, nessuno crede più a questa cosa. Marco, ma questo ci dà diciamo il là, diciamo, sì, per era il punto di partenza. Esatto. Legato anche, che ci ha portato alla scelta anche del titolo, ma la situazione è drammatica, era già drammatica perché ancora molti paesi non si sono assolutamente ripresi dalla crisi del 2007-2008. Con la pandemia non ha fatto che peggiorare. A livello europeo, per dare i numeri, come sempre e come ci piace a noi, le statistiche dal novembre del 2019 al novembre del 2020 vedono nell'Unione Europea il tasso di disoccupazione è salito quasi di un punto, dal 6,6 al 7,5. Uno dice, un punterello. 2 milioni di persone, da 14 a 16 milioni di disoccupati. Logicamente questo è il dato europeo, che quindi tiene insieme paesi come la Germania o altri paesi del nord Europa con tassi tra il 3 e il 4% e paesi in abbondante doppia cifra come i paesi del Mediterraneo, e in particolar modo l'Italia e la Spagna sono fra i più colpiti. Esatto, Marco, senza considerare l'effetto pandemia in quei paesi dove l'economia informale nero, grigio è molto sviluppata come i paesi del sud, che chiaramente non vengono contati nelle statistiche, ma potrebbero essere un altro paio di milioni. Delle stime diciamo molto prudenti parlano di una situazione ben peggiore di quella di questa. Esatto, questo tanto per far capire bene, no? Non so, è vero che non c'è tanta gente, forse anche fra quelli che ufficialmente risultano disoccupati, che delle attività le fa nel mondo del grigio e del nero, che è estremamente presente in Italia e in Spagna, ma quest'area è stata devastata dalla pandemia. E quindi, e fra l'altro, le persone che lavorano in quest'area, l'abbiamo già ripetuto in altre trasmissioni, sono quelli che sono fuori da cassa integrazione, ristori e qualsiasi altra forma d'aiuto. Esatto. E Marco, io direi di chiudere con un punto, allargando lo sguardo sulla questione internazionale, perché abbiamo parlato d'Italia, abbiamo parlato di Europa con le differenze, ma anche nel resto del mondo non è che la situazione sia particolarmente brillante. Chiaramente il Covid, come dicevamo, ha dato una mazzata finale, però ci sono paesi in cui la situazione è critica, ma devo dire che contrariamente all'Europa c'è anche una risposta diversa da parte dei lavoratori. E il caso dell'India. È un caso di cui si parla pochissimo, ci sono esatto. Giusto qualche informazione sulla stampa britannica, che chiaramente, essendo l'India un'ex colonia, ha sempre un occhio a quella parte del mondo. Quello che è successo è che dal 24 di novembre dello scorso anno, Delhi in India è circondata dai trattori di diverse associazioni di agricoltori. Quello che sta succedendo è che il governo indiano, per cercare di aggiornare l'agricoltura indiana, sappiamo, modernizzare vuole fondamentalmente togliere tutte le protezioni che oggi ci sono nel settore, dove lo Stato garantisce dei prezzi minimi per più di 25 colture più importanti in India, e che coinvolgono circa 500 milioni di lavoratori, quindi non è che è proprio una roba piccolina. Sbattendoli nelle mani magiche del mercato, del libero mercato. Il mitico mercato autoregolatore. Esattamente. Ora, siccome credo che gli agricoltori indiani si siano fatti furbi e hanno capito, guardando a quello che è successo in Europa, per esempio, dove
diciamo, la politica agricola comunitaria ha dato una mazzata non di poco conto al settore, hanno detto che non toglieranno l'assedio alla città se il governo non cancellerà completamente tutta questa serie di norme. E leggendo stamattina qualche nota, ho visto che il governo ha detto: vabbè, la posticipiamo di 18 mesi. La risposta è stata no, o la togliete o noi non ce ne andiamo. Quindi diciamo, chiudiamo un po' anche con questa bella notizia, nel senso che non sempre i lavoratori accettano passivamente il destino cinico e baro, ma spesso anche nei luoghi più impensati della terra, dove uno non crede che, insomma, ci sia un'organizzazione, un livello di coscienza, queste cose avvengono, e speriamo che siano anche un po' di stimolo per, diciamo, per i lavoratori europei da questo punto di vista. E voilà, direi che ci siamo per questa settimana, Marco, quindi vi ringraziamo per averci sentito sia in video su Facebook che su Radio Mir ogni lunedì pomeriggio, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!